Può la letteratura diventare il veicolo attraverso il quale poter infondere in ognuno di noi finalmente la presa di coscienza che la tutela dell'ambiente non può più essere solo un obiettivo, ma un impegno permanente e costante ad ogni livello? Se politica, economia, parte della società rallentano in questo percorso, proprio dalla forza di un'opera letteraria può ripartire un volano che porta solo benefici. È l'obiettivo del premio letterario Le pagine della Terra, alla seconda edizione, promosso dal maestro tintore Claudio Cutuli insieme a Vera Slepoi, per diffondere dei principi dell'ecosostenibilità grazie al potere della cultura. A Sky News ne ha parlato con il presidente di giuria Ermete Realacci, presidente di Fondazione Simbola. Affrontare i temi ambientali richiede proprio iniziative di questo tipo, perché io non ho mai creduto, poi tu lo sai, diciamo, al fatto che l'ambiente fosse un algoritmo da consegnare agli scienziati. Ora lo dico un giorno in cui c'è un appello importantissimo di scienziati, a cominciare dal Nobel Parisi, alla politica perché si occupi meglio di ambiente, ma perché l'ambiente entri in agenda non solo politica, ma direi anche umana, antropologica, economica, c'è bisogno che susciti anche emozioni. La letteratura, i romanzi, anche il cinema, perché no? Da questo punto di vista sono essenziali. E già si guarda alla terza edizione. Io mi auguro che questo premio, che ha già avuto un grosso successo il primo anno, ricordo che il primo premiato è stato Mancuso con un bel libro, possa allargare le sue maglie e magari anche diciamo, le aree di attività interessate, perché all'ambiente serve questo. Serve mescolare sentimenti, generi, curiosità, e poi servono le storie. C'è una bellissima frase di Paul Auster, che è l'autore della trilogia di New York, che ha detto una volta: le storie accadono solo a chi sa raccontarle. Ecco, raccontare storie che hanno a che fare con l'ambiente, che ci danno elementi per affrontare la crisi climatica che è sotto i nostri occhi e migliorare la nostra economia, credo che sia un contributo fondamentale.